video vediamo insieme la posizione del cane a tre zampe. Allora, è una posizione dove abbiamo dalla posizione del cane una gamba che rimane come sostegno a terra e una gamba invece che si solleva verso l'alto. È una posizione che lavora molto con ovviamente le nostre gambe, lavora tanto in estensione del quadricipite, anche dello psoas, della gamba che si solleva verso l'alto, che però si rafforza invece nella catena posteriore, e viceversa, al contrario, la gamba che rimane a terra. Quindi la gamba che rimane a terra ha diciamo uno stimolo in più per estendersi ancora di più nella catena posteriore, attivando invece quella frontale. Questo avviene nel momento in cui lavoriamo con questa posizione nella variante, diciamo, più conosciuta, dove appunto si mantiene l'allineamento del bacino. Quindi quando io mantengo le anche allineate su una stessa linea e lavoro quindi, in questa attivazione, sto andando a creare questo tipo di lavoro di apertura, estensione e rafforzamento nelle mie gambe. Diverso è quando invece vado a creare e fare delle varianti che prevedono invece l'apertura del fianco. Non c'è un giusto o uno sbagliato, come sempre dipende da quello che, su cui sto lavorando, qual è il mio obiettivo e quale tipo di attivazione voglio andare a creare, soprattutto magari in una lezione, in un flow, dove, oppure in un lavoro di preparazione per qualcosa di particolare. Perché se io sto andando a lavorare su un discorso proprio di gambe, di estensione, allora sarà valida e preferisco fare la prima variante dove ho l'allineamento del bacino. Diverso è se invece, ad esempio, sto facendo un lavoro di apertura delle anche, voglio andare a prepararmi per diverse varianti. In realtà da quella posizione si può entrare in diverse varianti, che possono essere alcune varianti in panca laterale, che può essere ad esempio anche una stella, oppure ad esempio in quella che può essere la posizione selvaggia. Quindi vado ad aprire il fianco per preparare poi il passaggio successivo del piede che cade dietro, per andare a creare invece l'estensione e l'apertura. Quindi, come sempre, non c'è un giusto e uno sbagliato, c'è il tipo di preparazione che sto facendo in vista di qualcosa, o comunque sia il tipo di apertura, lavoro che voglio fare con il mio corpo in questo momento. Quindi adesso vi faccio vedere innanzitutto la variante principale, quindi quella diciamo più tradizionale, dove andiamo a lavorare, come vi ho detto all'inizio, in questo tipo di attivazione e apertura delle gambe, mantenendo quindi le anche allineate. Quindi, per poter fare bene questo tipo di lavoro, una volta che sono nel mio cane a testa in giù, un trucco è, nel momento in cui tengo una gamba a terra e salgo con l'altra, aiuta inizialmente il fatto di tenere il piede della gamba che sta salendo verso l'alto a martello, perché se io appunto tengo il piede puntato è molto più facile andare senza accorgermene a lavorare in apertura del fianco. Invece il fatto di tenere il piede a martello mi va automaticamente a creare questo tipo di attivazione anche addominale, che mi permette proprio di tenere il bacino allineato. Da qui allora voglio immaginare proprio di salire con il tallone verso l'alto, più che con la punta, perché se sono con la punta sarà molto più facile appunto aprire il fianco. Invece così, se io cerco di salire con il tallone, sarà molto più immediato il lavoro e si sente tanto proprio anche nell'attivazione, che è completamente diversa. Io vi invito proprio a sperimentare la differenza. Quindi salgo con una gamba, se tengo il piede puntato e vado ad aprire il fianco, sentirò proprio un lavoro maggiore anche nella gamba che rimane a terra, nei muscoli dell'interno coscia. Se invece io tengo l'allineamento del bacino, e questo mi aiuta appunto tenendo magari il piede della gamba dietro a martello, il tipo di attivazione si sposta completamente nei muscoli, in questo caso tipo della gamba che rimane a terra, tutto il lavoro di estensione nella catena posteriore. Ora, una volta che ho bene l'attivazione, posso poi anche tenere il piede puntato, non è importante questo. È proprio più un discorso di trucchetti per aiutarci a capire l'allineamento, perché è vero che quando stiamo praticando, se non abbiamo ancora quel tipo di consapevolezza in determinate posizioni del nostro corpo,
e quindi anche del nostro allineamento, è molto facile avere la percezione di essere in una certa modalità, allineati in una certa maniera, e poi magari ci vediamo in un video, in una foto e scopriamo che in realtà è tutt'altro. Quindi questi sono dei trucchetti per iniziare a prendere coscienza del nostro corpo. Poi ovviamente il mio consiglio è sempre di farsi dei video, di guardarsi, perché aiuta tanto poi a capire effettivamente, ah ok, quando mi attivo in quella maniera sono effettivamente allineato o no. Ora vi faccio vedere un altro trucchetto per riuscire ad entrare un pochino più profondamente nel lavoro di estensione da questa posizione. Allora, una volta che sono nel mio cane a testa in giù, il trucchetto è questo. Innanzitutto devo fare molta attenzione a che non accada questo, cioè le mie spalle non vogliono scivolare in avanti, ma tutto al contrario sto continuando a creare questo tipo di attivazione e quasi di attrazione della pancia verso le mie cosce. Questo è fondamentale per andare a lavorare anche bene in questa posizione nel lavoro di estensione. Poi da qui salgo in alto sulla punta dei piedi. Attenzione che in questo momento, quando faccio questa attivazione, è molto più facile scivolare in avanti con le spalle. Quindi, importantissimo prendermi poi un momento per cercare proprio ancora una volta di avvicinare la pancia in realtà verso le cosce. Poi tengo un piede a terra e salgo invece con l'altra gamba. Posso sempre fare quel discorso del piede a martello, cercando di salire con il tallone dietro verso il soffitto. Ora qui attivo fortissimo la gamba che è verso l'alto, cercando di non scendere, di non cedere con la gamba, mentre ritorno con il tallone della gamba che era rimasta a terra verso terra. Questo tipo di attivazione lo sentirete profondissimo, soprattutto nella gamba che rimane a terra. Ed è una maniera, una modalità, poi ovviamente non è importante se i talloni non arrivano a toccare terra, come sempre. È importante però il tipo di attivazione che stiamo andando a creare e il tipo di apertura che stiamo ricercando. Quindi vi consiglio proprio di sperimentare questa posizione con questi due trucchetti. Piede a martello, immaginando proprio di salire e spingere con il tallone verso il soffitto, come se volessimo arrivare a toccare il soffitto con il tallone, per sentire bene l'allineamento del bacino e provare proprio questo discorso qui, salire prima sulla punta dei piedi. Salire con la gamba verso l'alto, tenere la gamba dov'è, cioè quindi deve essere super attiva forte, mentre ritorno con il tallone della gamba che è rimasta a terra verso terra. Ripeto, non è importante se il tallone non arriva a terra. Cerchiamo di tenere il più possibile il bacino ben allineato per entrare più profondamente nel lavoro. Spero di esservi stata utile con questo video. Buonissima pratica. Namaste.